vedevamo veramente che anche i nostri piccoli ideali che avevamo andavano in fumo. Per esempio, appunto, io volevo, una mia compagna voleva rifarsi la sua bella casa, eccetera, è stata crollata, un'altra voleva sposarsi, ma il fidanzato non è tornato dal fronte. Quindi siamo state messe proprio di fronte al tutto crolla, che tutto è vanità delle vanità, come dice la Bibbia. Ecco, però io ho sentito dentro come qualcuno che mi dicesse: ci sarà un ideale che non crolla, che nessuna bomba può far crollare, ci sarà. E l'ho detto alle mie compagne, e io ho detto: sì, c'è, è Dio. Dico, facciamo di Dio l'ideale della nostra vita. Dio che in quel momento lì, in un momento di guerra, che era frutto dell'odio, che era frutto del... ecco, ci si è manifestato invece come amore. Ho cercato di capire cosa Dio voleva da noi, senza sapere niente, né della composizione del movimento, né dell'espansione, né delle persone che dovevamo, né di tutto quello che sarebbe successo. E noi abbiamo cercato di seguire momento per momento e si è rivelato, lui si è manifestato sempre di più, sempre di più. Ci ha detto come vivere il Vangelo fino in fondo, ci ha dato una spiritualità individuale e collettiva insieme, comunitaria insieme. E ci ha detto come mettere insieme questo movimento, come... Lui l'ha fatto, è opera di Dio.